Vuoi sciare in notturna? All'Anello di Termini lo puoi! La provincia di Rieti e Risorse Sabine, con la nuova società di gestione dell'impianto, sono lieti di comunicare che le piste da sci di fondo sono aperte anche di sera. Piste battute, illuminazione notturna, innevamento artificiale attivo. Tutti fine settimana, dalle ore 20 alle 23, regalati un momento magico immerso nella natura del Terminillo. Nei giorni infrasettimanali è possibile godere delle piste da fondo dell'Anello di sera prenotando al numero 339-5373-441. Torna il Consiglio Comunale dopo frizioni e richieste di rimpasto. Rieti, condannato stalker che ha tentato di incendiare la campagna. Sabina, stroncato traffico di droga proveniente dalla capitale. Banda del rame sgominata dai carabinieri di Città Ducale. Sabina Universitas ha presentato il nuovo anno accademico. Fara Sabina, piazza pedonale, decidono i cittadini. Monterotondo, il comune approva il bilancio. Gestione Scopigno, resta ancora incerta la questione dopo l'incontro tra fedeli e comune. Rush finale per la Linkem Rieti, ancora due incontri con Vasto e Latina per conquistare definitivamente la vetta della classifica. Sfuma il sogno della Coppa Italia di promozione laziale. Valle del Tevere e la Sabina fuori dalla finale. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del TG di Sabinia Silver TV. In apertura il Consiglio Comunale di Rieti il 7 aprile, dopo continue frizioni, assessori dimissionari e richieste di rimpasto di governo, torna il Consiglio Comunale di Rieti, appunto la massima assis politica cittadina arriva con molto ritardo a causa della profonda spaccatura che si è venuta a creare all'interno della maggioranza sui nodi come gli investimenti sul Terminillo, la destinazione urbanistica dell'ex zuccherificio e i rapporti con la Coop e il completamento del polo scolastico alberghiero. I timori di fughe in avanti sono parecchi, tant'è che i consiglieri comunali di centro-sinistra hanno organizzato un pre-vertice del Consiglio Comunale per non trovarsi poi a litigare in aula. Una trentenne residente a Rieti ha trovato all'interno della propria abitazione un vero e proprio bottino da quasi 1 milione di euro. Rinvenuto dentro una specchiera, infatti, un bot da 500.000 lire del 1950 e 400 banconote che dopo più di 60 anni escono fuori, ma con un valore, pensate, capace di cambiare la vita di una giovane disoccupata. E dopo gli arresti domiciliari è arrivata la condanna a 2 anni e 6 mesi per l'uomo accusato di stalking e tentativo di incendio ai danni dell'ex compagna. Probabilmente non aveva accettato la fine della sua relazione, ragion per cui aveva iniziato a pedinarla e a perseguitarla con continue telefonate ed SMS, arrivando perfino ad incendiare l'ingresso dell'abitazione. Attraverso la denuncia degli episodi nei quali non si palesava, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare il responsabile, appunto l'ex compagno.
Smantellate dalla polizia di San Basilio due organizzazioni criminali a carattere familiare che da Roma fornivano sostanze stupefacenti in diverse piazze della zona e ai pusher che agivano sul territorio sabino, in particolare Rieti, Passo Corese, Poggio Merteto e Osteria Nuova. Nel complesso si parla di 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 arresti domiciliari e un indagato. Durante il sequestro sono stati trovati oltre 20 kg di stupefacenti. Inoltre, sottoposte a sequestro anche diverse vetture utilizzate per il trasporto della droga e per le quali sarà richiesta all'autorità giudiziaria la confisca. Un importante blitz da parte del comando dei carabinieri di Città Ducale, che hanno sgomitato una banda artefice di numerosi furti nelle aree dei comuni di Posta, Borbona e dell'Alta Valle dell'Aterno, nella provincia dell'Aquila. Il servizio. Dopo attenta e capillare ricerca da parte dei carabinieri del comando provinciale di Rieti, è stata scovata e arrestata una banda dell'oro rosso, il rame. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto, 3 cittadini albanesi residenti nell'Aquilano, rispettivamente di 29, 28 e 60 anni, ai quali si aggiunge un 25enne pregiudicato attualmente ricercato. L'accusa di reato di ricettazione e furto in abitazione nonché traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è il risultato delle indagini effettuate dai militari della Compagnia di Città Ducale insieme ai carabinieri di Borbona, Montereale, Paganica e Cagnano Amiterno per una serie di furti di rame perpetrati dalla stessa banda nella provincia di Rieti e L'Aquila tra il mese di ottobre 2013 e il mese di marzo 2014. Sono stati infatti ricostruiti tutti i movimenti della banda che agiva attraverso un modus operandi collaudato attraverso il quale il prezioso metallo veniva, in ultimo, consegnato presso una ditta di smaltimento di materiale ferroso presente all'Aquila. Dunque un risultato importante per i carabinieri della provincia di Rieti che hanno smantellato una vera e propria associazione criminale artefice di numerosi furti nelle aree dei comuni di Posta, Borbone e dell'Alta Valle dell'Aterno. Con l'avvio dei cantieri Plus nel centro storico di Rieti e la crisi economica che morde, molti ristoratori che hanno l'attività nella città vecchia hanno chiesto la sospensione della ZTL. Sediamo il servizio. I ristoratori del centro storico di Rieti sono oltre 25 tra trattorie, ristoranti, pub e pizzerie. Hanno scritto alla nostra redazione e ci hanno detto di chiedere al sindaco di sospendere la ZTL per i 2 anni di cantieri del Plus. Stiamo attraversando un periodo nero, non è solo colpa della nuova ZTL ma della crisi generale. Tuttavia ci preme chiedere alla Confcommercio e al Comune di sospendere i varchi elettronici almeno per 2 anni. Non basta solo spegnere le telecamere dal lunedì al venerdì, a noi serve anche il sabato e la domenica, a pranzo perché qui non si lavora. Oppure diteci come si possono incoraggiare le persone a venire in centro, perché a noi dicono che sono i varchi che bloccano tutto. Non è lo sfogo personale di un solo ristoratore, ma il grido d'allarme di tanti piccoli imprenditori che lavorano in questo settore. E sul via libera da parte della Regione Lazio sull'accordo di programma per il rilancio dell'economia industriale reatina interviene la UIL di Rieti. 20 milioni di euro stanziati, 5 dalla Regione, 15 garantiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta certamente di un passo in avanti importante, ha commentato il segretario Alberto Paolucci, ma 20 milioni non sono sufficienti per lo sviluppo economico di Rieti. Già in passato ha sottolineato come sia necessario per mettere a punto e realizzare un articolato programma di rilancio non meno di 40 milioni di euro. Ben vengano quindi i 20 milioni ottenuti, ma si stia ben attenti, ha continuato Paolucci, a considerarli un acconto e non un saldo al quale potremmo avvicinarci. Arrivano 3 mesi di proroga per gli interinali della ASL di Rieti.
proroga senza la quale sarebbero venuti meno i servizi essenziali. Il neo direttore generale Laura Figorilli ha evidenziato la necessità di un tavolo con la Regione per andare oltre la proroga e arrivare alla stabilizzazione del personale. Continuiamo a parlare di ASL e lo facciamo con l'intervento di Marino Formichetti della UIL in merito ai 200 lavoratori ASL il cui contratto di lavoro in scadenza il 31 marzo è stato rinnovato, ma ha precisato Formichetti solo dopo un tempo estenuante nel quale non sono state date risposte e solo grazie all'assunzione di responsabilità da parte del direttore. Inoltre, secondo una valutazione che vede gli interinali come parte sostanziale dei servizi e delle attività, ci si chiede perché il personale debba continuare ad essere in condizione di precariato. Parliamo adesso di università. Presentato alla Sabina Universitas il nuovo anno accademico e il corso in Scienze della Montagna. Noi abbiamo ormai da tanti anni un virtuoso, consolidato e direi ottimo rapporto con la Sapienza, peraltro fino a pochissimi mesi fa il rettore Frati è il presidente del nostro consorzio ed è rimasto come presidente del nostro consiglio scientifico, il nostro comitato di indirizzo, e naturalmente questo rapporto personale è servito e serve per consolidare quelle che sono le attività nell'ambito della facoltà medica. Quindi tutti i corsi che sono stati ogni anno confermati sia nei numeri ma anche nella disponibilità che c'è stata da parte della Sapienza nel fornire docenze di ottimo livello è una garanzia per noi ed è una verifica anche che evidentemente la fase di accoglienza organizzativa della Sabina Universitas è adeguata e corrisponde a quello che la Sapienza in qualche modo ci chiede come sede periferica. Questo rapporto naturalmente va mantenuto, va sviluppato, dovremo implementare anche le rapporti per esempio con l'attuale ASL per ipotizzare migliori collaborazioni sia nella fase formativa che assistenziale con la nostra azienda sanitaria. E altrettanto valido è il rapporto con la facoltà di ingegneria, che devo dire, oltre che appunto svolgere il suo ruolo istituzionale formativo, è anche una opportunità per le imprese, un'opportunità per le aziende, perché si è sempre attivata e continua a farlo, mettendo a disposizione la sua struttura in termini di ricerca, in termini di potenzialità innovativa a carico anche del tessuto imprenditoriale locale. Appuntamento a Roma nel centro campagna amica della Coldiretti del Circo Massimo per celebrare i 60 anni di Epeca. Sentiamo il servizio. A Roma, nel punto campagna amica della Coldiretti al Circo Massimo, i 60 anni di Epaca, la Coldiretti, gli allevatori, gli agricoltori, ma anche i servizi alle famiglie, alle tante famiglie che si rivolgono a Coldiretti e ad Epaca. È un'iniziativa che si inserisce in oltre 560 iniziative che Epaca consumerà in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale nell'arco del 2014. Con una formula simile a quella che vediamo stamattina, perché il modo migliore, abbiamo ritenuto che il modo migliore appunto per parlare di 60 anni di Epaca, non solo quelli andati ma i 60 anni che verranno, sia proprio questo, sia quello di appunto stare e di viverlo insieme alla nostra gente, insieme e vicino alle nostre imprese, insieme ai cittadini che trovano sempre più numerosi in noi un interlocutore utile per i loro bisogni e mi permetto anche di dire autorevole. Beh, oggi festeggiamo i 60 anni del patronato Epaca, il patronato della Coldiretti, in un contesto importantissimo, il mercato del Circo Massimo di Campagna Amica. In questi 60 anni abbiamo visto tutta l'evoluzione storica dell'imprenditore, del contadino all'imprenditore agricolo, passando attraverso i servizi sociali del passato ai servizi sociali tecnologici che oggi offriamo al cittadino consumatore e all'imprenditore agricolo. Un momento importante, un momento giubilare che necessita di essere festeggiato in modo dovuto.
Il cammino di Francesco riserva brutte sorprese per i turisti. Un gruppo di coreani ha vissuto la disavventura, dovuta anche al maltempo, di arrivare a Greccio per poi doversi fermare a causa di un sentiero pieno di fango, buche e passaggi rovinati. Si è scoperto infatti che i sentieri del cammino di Francesco vengono usati anche da alcuni piccoli trattori con rimorchio per trasportare la legna. Fatto quest'ultimo che dimostra i pochi o assenti controlli e che mette a repentaglio la possibilità di aprire le porte al grande turismo religioso internazionale. Ci spostiamo a Farasabina. L'amministrazione comunale fa decidere i cittadini sulla possibilità di rendere Piazza Garibaldi zona pedonale, ragion per cui nei prossimi giorni saranno distribuiti brevi questionari che dovranno essere riconsegnati entro il 15 aprile. Andiamo a Montopoli in Sabina, dove è stato compiuto in località Fonte Vecchia un blitz da parte dei NAS all'interno di un canile. Scoperti più di un centinaio di cani custoditi in situazioni igieniche precarie. Immediato il trasferimento degli animali presso una struttura dove saranno accuditi per essere poi dati in affido. Andiamo adesso a Monte Rotondo. La giunta comunale di Monte Rotondo appunto ha approvato, al termine di un approfondito confronto tra assessorati e servizi, il bilancio di previsione del 2014. Il servizio. Approvato dalla Giunta Comunale di Monte Rotondo il bilancio di previsione 2014. Confermate le agevolazioni per gli immobili in uso gratuito e per fabbricati e aree industriali, confermate le esenzioni dal pagamento dell'addizionale IRPEF comunale per redditi fino a 15.000 euro, aumento seppur minimo della TARI, la tassa sui rifiuti urbani, aliquote IMU invariate. Questi principali interventi in materia tributaria messi a punto dall'amministrazione retina. Anche quest'anno, commenta l'assessore Ruggero Ruggeri, approviamo un documento scrupoloso ed equo. Ne sono prova, ad esempio, l'attenzione nei confronti di chi ha più difficoltà, così come gli impegni a calmierare la pressione tributaria nei confronti delle imprese, iniziative che vanno nel segno di un preciso piano di tenuta e rilancio del tessuto sociale e produttivo della città. Tra i finanziamenti messi a bilancio figura anche quello provinciale, pari ad 1.300.000 euro, che consentirà di ampliare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta a tutta la città entro il primo trimestre del 2015. Bene, ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità e poi torniamo con il TG sportivo di Sabinia Silver TV. Scegli Clar, vinci un iPad. Fino all'11 maggio cerca bene all'interno di ogni confezione di latte fresco Clar da un litro la scritta Hai vinto e il relativo codice vincente. Puoi aggiudicarti uno dei due iPad Air in palio ogni settimana. Ma attenzione, per non lasciarti sfuggire la vincita, controlla bene sotto il tappo e dentro la busta. Clar, la bontà ti premia sempre. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. A Campo Loniano, nuova apertura, ristorante e pizzeria Partenope, in un ambiente caldo e accogliente, personale altamente qualificato, cuochi e chef partenopei con tradizione centenaria.
vi aspettano per cene aziendali, eventi, cerimonie, servizio catering e da sporto. Al ristorante pizzeria Partenope puoi gustare una carrellata di antipasti e la verace pizza napoletana anche senza glutine con mozzarella campana DOP. Ristorante pizzeria Partenope, sala privata, terrazzo, giardino, parcheggio libero, aperti pranzo e cena, chiusi il lunedì. Ristorante pizzeria Partenope, Rieti, via Sandro Pertini 667, telefono 0746 218239. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. Intimo Daniela Schiavoni, linee giovanili colorate di ultima tendenza per uomo, donna, bambino ma non solo, biancheria per la casa e originali idee regalo. Se vuoi concederti il meglio del comfort e dell'eleganza, la soluzione c'è. Intimo Daniela Schiavoni, in via Salvo d'Acquisto, Poggio Mirteto, 0765 41 8516. Centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. La ditta Rossetti è in via San Paolo numero 10. Un compleanno, una cerimonia, un semplice gesto galante. Piante e fiori Rossetti. Effettuiamo anche consegne a domicilio. La nostra azienda svolge anche il servizio di onoranze funebri. Rossetti a Poggio Mirteto, 0765 44 1644. Cambia modo di fumare, oggi con Ovale lo puoi fare. Ovale è l'unica sigaretta elettronica che ti garantisce il piacere senza compromessi. Brevetti europei e materiali di altissima qualità garantiscono un risultato unico ed ineguagliabile. Guadagna in salute e denaro, cambia la qualità della tua vita. Diffida dalle imitazioni. La sigaretta è Ovale. La trovi a Rieti, al centro commerciale Perseo. C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. Settore dei servizi ecologici e ambientali da oltre 30 anni, Autospurghi Tomassetti. Studia il progetto più adatto ad ogni cliente per fornire adeguati servizi di igiene ambientale, autospurgo, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Autospurghi Tomassetti offre in distribuzione diretta bagni chimici per ogni evento ed esigenza, realizzati in materiali riciclabili e curati nei particolari. Autospurghi Tomassetti, Passo Corese, via Firenze, 0765 48 86 25. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it.
Bene, eccoci di nuovo in studio, apriamo il notiziario sportivo parlando di FC Rieti. Si è svolto l'incontro tra Comune di Rieti e vertici dell'FC in merito alla gestione degli impianti sportivi utilizzati dalla squadra calcistica. Sentiamo il servizio. Intavolata la trattativa tra Fedeli Junior e l'assessore comunale Alessandro Mezzetti, trattativa che permetterebbe al club Amaranto Celeste di prendere in gestione sia lo stadio Manlio Scopigno sia l'antistadio Ciccaglioni. Sono state due le formule proposte dall'assessore Reatino, una gestione di tipo triennale e una quindicennale. La seconda proposta sicuramente permetterebbe alla famiglia Fedeli di avere un potere contrattuale più forte nel momento in cui andrà a stringere rapporti con potenziali sponsor. Dall'altro lato, come spiegato da Mezzetti, una gestione così lunga prevede che la società presenti un progetto accurato in comune per la riqualificazione degli impianti. Fedeli Junior si è mostrato soddisfatto riguardo l'incontro, ma la decisione verrà presa solo a fine stagione. Intanto al Manlio Scopigno c'è stata anche la visita della commissione prefettizia, che dopo attento sopralluogo ha rinnovato per altri 2 anni l'agibilità dello stadio. E restiamo al calcio. Sfuma il sogno di vedere almeno una Reatina in finale della Coppa Italia di promozione laziale. La Sabina e la Valle del Tevere salutano infatti la Coppa. La prima dopo il pareggio con Città di Palombara e la seconda, la Valle del Tevere, appunto, dopo il 2-0 ai danni del Guidonia. Un risultato questo però che non è sufficiente ad accedere alla finale. E alle porte l'incontro tra Linkem Rieti e Vasto, ranch finale per la prima squadra cestistica del capoluogo sabino, che è in lotta per il primo posto del girone C della divisione nazionale B. Sentiamo. Mancano solo 2 giornate alla conclusione della stagione regolare. Rush finale dunque per la Linkem Rieti, che deve ancora incontrare Vasto e Latina. Domenica prossima Rieti sarà ospite a Vasto in una sfida che si preannuncia assai impegnativa. Vasto da un paio di settimane risulta essere la terza forza del torneo. La vittoria con gli abruzzesi permetterebbe ai ragazzi di Nunzi di presentarsi allo scontro chiave con Latina il 13 aprile in una situazione favorevole, tanto che basterebbe agli Amaranto Celeste imporsi di un solo punto per conquistare il primo posto in classifica e arrivare con il miglior piazzamento alla cosiddetta fase ad orologio. A Vasto però Rieti arriverà priva di Musso, ancora in convalescenza, mentre Nunzi spera di poter recuperare Scodavolpe. Ciò su cui la squadra reatina potrà contare sarà, oltre la bontà della tecnica, quella caratteristica che l'ha contraddistinta e salvata fino adesso: anima e cuore. Parliamo adesso di atletica. Rieti potrebbe ospitare la prima edizione dei campionati europei allievi nel 2016. In corsa contro Rieti c'è la capitale della Georgia, Tbilisi. Il verdetto sarà emesso dalla EA il 3 maggio. Siamo pronti per quest'altra responsabilità. Questo è stato il commento di Andrea Milardi. Bene, con questa ultima notizia il nostro TG si chiude. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Sabinia Silver TV. Arrivederci. Thank you.
Vuoi sciare in notturna? All'Anello di Terminillo puoi! La provincia di Rieti e Risorse Sabine, con la nuova società di gestione dell'impianto, sono lieti di comunicare che le piste da sci di fondo sono aperte anche di sera. Piste battute, illuminazione notturna, innevamento artificiale attivo. Tutti i fine settimana, dalle ore 20 alle 23, regalati un momento magico immerso nella natura del Terminillo. Nei giorni infrasettimanali è possibile godere delle piste da fondo dell'Anello di sera prenotando al numero 339 53 73 441.